Ciao ragazzi, oggi ultima giornata della Mostra del Cinema di Venezia, seguiteci che andiamo a scoprire chi si aggiudica il Leone d'Oro. Sigla! Siamo giunti all'ultima giornata della 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e la nostra puntata si apre con il film di Hanging Sun. Il thriller, ambientato in Groenlandia, racconta la storia del figlio di un boss che, dopo aver tradito il padre, si rifugia in un paesino sperduto in cui non tramonta mai il sole. Good. Yeah. All right. Yeah. 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 Sure. I'm just gonna use it as well. Grazie. Beh, se sono un giorno di tipografia. Questo sarebbe già più trinca. Ah, lo sai che te. Sì, ma ci sto io su. Napoli velata. Okay. C'ho il primo re del place. Grazie mille. Grazie. 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 Thank you. You have a good one. Cheers. Thank you. Oh, great. Ed ora, prima di salire sul red carpet, godiamoci assieme questa carrellata di tutte le stars incontrate in questi giorni. Adesso il gran finale.
chiudiamo quindi la 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia svelando i nomi dei vincitori. La Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile va a Colin Farrell per il film The Banshees of Inisherin, mentre la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile se la aggiudica Kate Blanchett per Tar. Luca Guadagnino si aggiudica il Leone d'Argento alla miglior regia con Bones and All, mentre il Leone d'Argento Gran Premio della giuria viene assegnato ad Alice Diop con Saint-Omer. E chiudiamo infine con il Leone d'Oro 2022 che viene assegnato a Laura Poitras per All the Beauty and the Bloodshed. Ed eccoci giunti ragazzi alla fine di questa fantastica avventura. Attraverso le 11 puntate del nostro video diario noi vi abbiamo raccontato la Mostra del Cinema di Venezia 2022. Vi abbiamo portato a stretto contatto con tutti i più grandi attori e tutte le più grandi attrici che sono arrivate qua al Lido a presentare i loro film. Vi abbiamo mostrato i retroscena, vi abbiamo raccontato le trame dei film, vi abbiamo anche portato sul red carpet di questa fantastica edizione. Spero che vi siate divertiti e noi vi diamo un caloroso saluto. Ciao da Ale e Alessandro. Ciao!